Francesca Brollo, sono la titolare di Mitri Gioielli, sono un'artigiana vetraia e mi è stato chiesto da Manola, l'organizzatrice di Modella per un giorno, di collaborare per la realizzazione delle corone che vengono fatte in esclusiva per questi concorsi, per queste ragazze. I concorsi organizzati da Manola sono realizzate da me personalmente, la lavorazione è lavorazione a lume del vetro di Murano, in modo che la ragazza che vince questo concorso possa avere un oggetto unico che rimarrà a lei per sempre e un oggetto anche prezioso. Siamo arrivati al momento importante del concorso, conclusione di questo lungo concorso che stiamo facendo per tutta quanta la stagione invernale per l'inizio della primavera. Ed è proprio la finalissima dedicata appunto a questo momento di Beauty Style che in qualche modo premierà quello che sarà il di accorciatura che si è distinto di più, dedicheremo ben tre premi, ma anche premieremo la più bella del mio club, perché diciamo che abbiamo portato avanti un binario parallelo questi due concorsi che proprio questa sera arriveranno all'epilogo. È stata una kermesse lunga e interessante che tra l'altro ci ha dato la possibilità anche di farci rientrare vari parrucchieri, diverse situazioni, diverse tipi di acconciature, quella futuristica, quella floreale, quella vintage, insomma abbiamo visto davvero delle cose molto belle con i vari saloni che hanno avuto la possibilità di sbizzarrirsi. Ma poi c'è stata anche tanta moda e così sarà anche questa sera, per questo vado a salutare quelli che sono i partner della serata. Iniziamo dall'official sponsor Calenda S.P.A. di Deggiano, un'azienda che opera nel settore dei prodotti professionali per capelli e forniture per parrucchieri. Poi salutiamo B.U., abiti da sera, persilate, abiti da cocktail e cerimonia, si trova al numero 52 a Cinghia Roma Cittadella. Poi un altro saluto importante, Caffè Collante, bikini indossati dalle liste, ma anche l'intimo questa sera, Piazza dell'Erbe 21 a Padova e poi via Roma 72 a Padova. Ancora Profumeria Maria No di Marghera per avere ideato e curato un trucco delle liste. E poi Modella per un giorno, un sentito ringraziamento per la gestione operativa di tutte le tappe, anche all'agenzia Modella per un giorno e la straordinaria collaborazione e professionalità di Manola Tabacco, una qualità di rappresentante titolare dell'agenzia. E poi naturalmente un grazie speciale al mio club che ha ospitato l'intera rassegna, un locale che ci fa sempre ballare e divertire veramente per tutte le età, dai più piccolini fino ai 60 anni e oltre, si può far festa qui a Maccarone. Io direi di chiudere con un grande applauso tutti quanti i partner che hanno provato la sera. Allora, iniziamo adesso presentando le tre ragazze che sono arrivate alla finale praticamente del momento concorso Mio Club, quindi eleggeremo la reginetta del Mio Club. Andiamo subito a presentarle, adesso sfileranno naturalmente per primi e daranno l'apertura alla serata e la giuria è già pronta per giudicare in questo caso non tanto la conciatura ma bellezza, portamento ed eleganza, ok? Quindi la conciatura la valutiamo dopo con i grandi parrucchieri. Chiamerei subito la prima ragazza che accoglierei con un caloroso applauso, come spero prego con tutte, Ilaria Bernardi! Numero 2, Sara De Lazzari, anche per lei un elegantissimo abito verde.
Allora passiamo un po' alla musica, meritando l'applauso.
Allora siamo pronti a votare. Invitiamo la giuria naturalmente ad alzare la paletta. Allora attenzione, 9, 8, 8, 9, 9, 9. Un caldo applauso anche per Edua. Bravissimi. Proviamo adesso con la modella numero 4. Si chiama Aurora Maglione. Un grande applauso, grazie. Rappresenta Mother Shop Cattanella. Anche per lei un esempio naturalmente di quella che è l'abilità, lo stile, la professionalità di Barber Shop Cattanella. Abbiamo ancora il papà che si è sempre accompagnato, lo vedo con lo sguardo pieno naturalmente per la fierezza della figlia. Iniziamo ad alzare la paletta. Vedo ancora qualche consulto, sì, sono pronti. Allora vado a leggere 8, 8, 8, 7, 8, 8. Grazie mille, complimenti, bravissima. Grazie anche a Aurora Maglione. Ricordiamo che stiamo giudicando quelle che sono la corrente di alcune figure. Adesso è il momento di Ambra Purugliana per Studio 54. Che questa sera valorizzano quelle che sono le capacità professionali di questi grandi artisti dei capelli. Per quanto riguarda il concorso dei capelli, praticamente con questa votazione già avevo
assimilato e accumulato i voti necessari per stilare poi una graduatoria. Il Vicente Comitiano è d'Alzana la Palestra, grazie, si chiede con i cittadini giurati. Allora, 8, 9, 9, 7, 7, 8. Grazie mille, un grande applauso, bravo, complimenti. E andiamo con l'ultimo salone in fila questa sera. La modella si chiama Sara Piccione, loro sono Salone Estro di Arianna.
grazie Alessia. Allora 8, 9, 10, 8, 8, 8. Molto bene. Allora adesso la nostra giuria, soprattutto la capo giuria, sono un po' di tutti. E noi ci prendiamo un attimo perché stanno con quello che mi dice in passerella e altre bellezze da noi che c'è sempre con i capi lì, tipo di Perfetto Band. Abbiamo un po' di merito per questo clap. Che bisogna rivotare tra le due ragazze pari merito. Sì. Allora, invitiamo subito la numero uno, Ilaria Bernardi. Eccola qua, ancora un grande applauso per Ilaria. Adesso bisogna scegliere una delle due. Cioè, adesso non dobbiamo salvare tutti questi adesso, no? No, adesso io sono una volta. Ok. Adesso la giuria decide in bocca. Il modo più importante sarà quello di Salvini, credo. Mi sta meditando solo per pulire, no. Eccola, lei è la numero uno, quindi Ilaria Bernardi, la rivediamo così vediamo un po' le idee. Ma Manolo, allora come procediamo? Allora rivolgiamo, vediamo se riusciamo ad avere un esito finale diverso. Allora 10, 9, 9, 8, 8, 8. Allora noi facciamo subito i conti e ovviamente se ancora sono per merito, se ci restano questa volta, non so dire qui. E allora invito adesso Sara Lazzari, e cosa? È una sfida veramente all'ultimo volo, caro Mr. Rico, per essere la divana del mio terra. Sta giocando con tutte le vittime, non è facile, e poi anche con le sfide straordinarie. Andiamo a caffè con l'altro a Padova, lasciando le cose bellissime da fare passare. Allora, andiamo anche per Sala De Lazzari. Ti hanno partecipato, hanno interpretato, diciamo così, il momento Bambini. Adesso vedremo qui sulla passerella per dare il meglio di loro con il capi d'intimo di Caffè Colante. Facciamo un grande applauso, grazie! Abbiamo l'indirizzo giusto nel Piazza dell'Erbe, Lettura Padova, via Verona 72, Caffè Colante vi aspetta!
tutti surfando per aiutarmi a trovare il corretto di serbaglio. Inviterei con me Giorgia, tutto bene? Per premiare? Ti dico Giorgia? Tamara Bologna, con la prima edizione, Tamara Bologna, ciao Tamara, direi Tamara. Perché è il momento della premiazione del contest, infatti cari amici, si possono votare le playlist che abbiamo visto anche online, e allora ci hanno fatto durante appunto dal precedente e dalla precedente serata fino ad oggi ci hanno fatto una votazione. Allora andiamo a premiare quelle che sono le due ragazze più votate della contest. Per me naturalmente c'è Tamara Bologna pronta a consegnare i vari premi, ecco la che sta arrivando. Ciao Tamara, buonasera, ben trovata, facciamo un grande applauso a Tamara, come stai? Bene, allora abbiamo un premio per le ragazze che hanno ricevuto più voti, spieghiamo come funziona il contest, bisognava. Alla fine dell'altro concorso viene messa tutte quante, vengono messe tutte le foto e ognuno dei partecipanti può votare nella pagina Facebook. Più like prende, ovviamente più like. Quindi più in alto sulla classifica. Queste sono quelle che hanno ricevuto i maggiori like. Allora chiamiamo le due ragazze protagoniste vincitrici online, Azzurra Franceschini e Alessia Alberti. A te facciamo un grande applauso, un applauso di like per loro. A una di due volte addirittura, questa che fortuna. È visto un'edizione di clinica personale, lo dico sempre a casa la mamma e quindi Castello Nato, si fa sempre della figura. Eccole, Azzurra Franceschini e Alessia Alberti, sono state le più segnalate online di merito, un grande applauso. Avete visto il costume loro? Azzurra? Quindi due costumi per Azzurra perché hai vinto due volte, addirittura, super fortunata. Ora te lo fanno ricordo. Con le vista Mara, siete di vicino, facciamo una bella foto ricordo. Adesso andiamo a premiare il concorso di Studio Style. Allora chiedo a Mara chi mi chiama adesso con me. Cerca la linea SPA, allora iniziamo con due per premiare. Pensiamo di dov'è? Dai, dai. Eccolo, molto bene. Allora, siamo arrivati al momento conclusivo di questo grande concorso, quindi avete adesso voi l'onore di premiare le Miss. Tutto a posto? A postissima, molto bene. Allora, vado, iniziamo da Miss Studio Artistico, come bene, quindi partiamo dal terzo posto. La giuria ha votato. Allora iniziamo dal terzo posto con 52 voti, si classifica in terza posizione Maria Dalla Rovere e Dua! Terza posizione per Dua! E qui sono i nostri premiati della serata, ecco qua in tutta la sua meraviglia, la nostra terra classificata, e riceve il premio tra tutti i professionali per capelli by Matrix. Naturalmente invitiamo anche i rappresentanti del salone. Noi ci chiediamo anche perché non ci sono fatto le maglie, ma che stanno arrivando.
Grazie alla nostra novella, che è stata scritta con Ambra, la conciatura